Una puntata speciale, quella di Fede Sfide in vista del 17 febbraio. Abbiamo pensato di andare a scoprire alcune curiosità, storia e anche manualità di come si fa un costume valdese. In particolare ci concentreremo su cuffia e scialle. E Jessy, chi andiamo a trovare? Oggi andiamo a incontrare Piera, che è la signora di Villar Pellice, che si occupa di tutte noi ragazze, che ci veste, ci prepara e ci cuce lei lo scialle e la cuffia. Allora Jessy, hai avuto tu l'idea di fare questo piccolo approfondimento sul costume valdese? Come è nata questa curiosità? È nata perché innanzitutto voglio un gran bene a Piera, perché la conosco già da un bel po' di anni e soprattutto perché è rimasta solo lei a fare queste cose qua in valle e anche nei dintorni, e quindi volevo far arrivare la sua storia a più persone possibili, perché senza di lei non avremmo lo scialle, non avremmo la cuffia, quindi è una storia che deve arrivare a tutti, secondo me. Ok, allora andiamo a incontrarla. Va bene. Allora, ci racconti un po' chi ti ha insegnato, da quanto tempo fai questo mestiere, se per te è stato un mestiere oppure più una passione? Allora, per me è stato più una passione, un hobby, è una cosa che mi piace, che mi rilassa, proprio mi piace. Ho cominciato a farlo quando mia figlia Monique doveva fare la confermazione. E a me piaceva già ricamare un po' così, ho detto ma provo di farti lo scialle. E allora si è scelto lei il disegno e da lì è partito tutto. Poi da lì non mi sono più fermata, perché poi la cugina e poi la sorella e poi la zia e poi tutti volevano lo scialle e ne ho fatti centinaia, posso dire. Non sai il numero preciso? No, il numero preciso no, però io ho delle foto lì, ne avrò 50, 60 e tutti quelli che poi non mi ricordo di fare la foto che do via. E allora e mi piace proprio, ecco, arrivano anche dalla Val Chisone, da Prali, da Rorà, ne ho fatti un po' dappertutto perché sanno che qua si fanno e la voce corre e arrivano. Ok, quindi è partito tutto per una necessità. Per una necessità, e che poi non c'era più nessuno che lo faceva e allora ho detto boh, ci provo e mi è piaciuto e ho continuato. Ecco. E così qua. Ok, bene, bene. E di tutto il vestito valdese, tu ti occupi di che cosa? Allora io mi occupo dello scialle e della cuffia. Le cuffie le riciclo, anche quelle lì vecchie, le smonto, le candeggio, le rimonto e le rifaccio, e se no le faccio da nuove, faccio anche le cuffie nuove. Ok, quanto tempo ci si vuole per una cuffia? Per fare una cuffia ci va almeno 2 giorni. 2 giorni perché prima bisogna tagliarla, cucirla, fare il pezzo dietro e poi c'è tutto l'inamidazione, bisogna inamidare tutti i pizzi, poi bisogna passare i ferri e poi bisogna cucire, poi bisogna inserire, è una cosa lunga, comunque in 2 giorni la faccio. Sì.
E lo scialle invece? E lo scialle invece è più lungo. Lo scialle è molto più lungo perché prima parto con un disegno così, faccio il disegno, lo decalco sullo scialle e poi comincio il ricamo. E allora anche a secondo del ricamo, se il ricamo è un po' più piccolo, ma se no, se è grande, magari ci vanno 14-15 ore di ricamo. Tutti gli scialli sono sempre diversi, non faccio mai due disegni uguali, perché mi piace cambiare, non mi piace che ci siano tre o quattro con lo stesso disegno, ecco. E il disegno te lo propongono gli altri? Molte volte sei tu a proporlo? Allora, io li tengo i disegni che faccio, li tengo. Quando vengono guardano, sì, magari mi piacciono le genzianelle, ma mi metti le stelle alpine, più mi metti le viole. Cerchiamo sempre di variare, magari un pezzo c'è, però di solito sono loro a dirmi cosa vogliono come disegno. Di solito uno ha già in mente un fiore che ricorda qualcosa. Ho fatto un disegno di una che voleva, che le ricordava la nonna, gli sciupet. Non so se sai quei... Ah, quelli che... Che scoppiano. Sì. Allora abbiamo messo un po' di fiori in mezzo perché le ricordava la nonna, ma secondo me era anche bello. Sì, bene. Quindi la tua parte preferita è lo scialle. È lo scialle. E sì. Cosa è cambiato dallo scialle di un tempo, magari quello che avevi tu, sì, o quelli primi che hai fatto, a quello di oggi? Allora, adesso è cambiata la stoffa. Una volta si facevano molto sulla lana, sulla stoffa di lana. Però poi con ste che è più difficile da tenere perché è più delicato. E allora siamo andati su un cadì di seta che non patisce, che uno può lavarlo a casa. E poi io gli faccio un po' più grandi di quelli che c'erano una volta. Una volta erano solo 90 centimetri di lato. Io li faccio finiti 100, perché stanno molto di più sulle spalle, se no scappano un po'. Io ho disegnato i fiori sullo scialle e adesso li ricamo. Io faccio appunto pieno dei punti piccoli 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 e riempio tutto il fiore. Ho fatto il disegno e adesso faccio il centro, poi faccio tutte le sfumature con un colore più chiaro che si vedano i petali. E è abbastanza lungo, però se uno deve girare con il telaio per dare il senso del filo, per dare anche la forma del fiore. Poi ci sono vari punti, ad esempio questo è un punto a vapore, ci sono alcuni punti, ma il più è tutto punto pieno. E poi ci sono le frange, che sono tutte fatte a mano, e lì ogni scialle ci metto 5 ore a fare le frange, perché sono tutte annodate, sono tutti nodi, ogni scialle ha 1200 nodi. Ho tagliato le frange, tutte lunghe uguali, e poi bisogna prenderle a due, infilarli in un ago della lana, andare dove c'è il puntino, togliere e fare il primo nodo, che è un nodo fatto così perché sennò non tiene. Faccio ancora una. Sempre due. Dopo la prima fila di nodi si divide il filo
in due, 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 e si fa l'altro nodo, cercando di farli tutti alla stessa altezza. E poi si ricomincia e si fa il disegno. Un altro nodo. Cercando sempre di tirare lo stesso, così rimane questo disegno qua tutti uguali. Allora, la cuffia è formata da questo pezzo qua e poi questo pezzo che è tutto il pizzo. E questo pizzo è formato da tre strati di pizzo cucito assieme. Adesso dovrebbe essere inamidato, ma io non l'ho inamidato perché non sapevo. E per fare le onde bisogna passarle al telaio. Una volta che il pizzo è inamidato, si mette un ferro sopra. E anche questo l'hai imparato da sola? No, questo me l'ha insegnato mia sorella, che aveva a sua volta imparato da una zia del marito a fare questo. E allora questo si passa al telaio, si fa tutto fino in fondo, quando in fondo si chiude, si asciuga col ferro che sia bello, bello asciutto, bello duro, si tolgono i ferri e si passa all'altro pizzo, perché sono ben tre pizzi. Finito quello, si cuce un'onda con l'altra, un'onda con l'altra, che sono cucite sul bordo, tutte e tre assieme, e poi in fondo ci sono dei fili, lì sono, li hanno nascosti bene, non li vedo, ah, è qua. Uno tira i fili e questo si raggruppa, forma tutto questo pizzo che viene inserito nella cuffia. Viene inserito nella cuffia, prima cucito sopra, poi dopo cucito sotto, e la cuffia rimane fatta. E oltre a cucire, aiutare tua figlia, vesti anche le ragazze, vero, per il 17 febbraio, sì, le confermazioni? Sì, per il 17 febbraio le confermazioni, ne ho sempre la lista, che vengono a farsi vestire, perché comunque la cuffia a me piace che sia messa bene, non messa troppo avanti, non troppo indietro. E anche lo scialle, se uno impara a piegarlo, poi è anche piacevole vederlo messo bene, ecco. E allora io ho imparato una tecnica di metterlo e vengono quasi sempre qua a far la fila. Anche io.
Quali sono un po' le emozioni, soprattutto delle ragazze, perché tu vesti le ragazze, quando vengono per la prima volta, che devono fare la confermazione? Come sono? Allora, arrivano sempre molto, molto agitate. Hanno sempre paura che la cuffia non tenga, che lo scialle scorra, che sono sempre molto agitate. Io cerco di metterle tranquille, metto le spille dappertutto, che non si muova, che non si scivoli niente, e alle volte anche con un caffè poi magari invece si tranquillizzano e vanno abbastanza tranquille, insomma, sì sì. Alla mia confermazione ovviamente sono venuta qua da Piera a farmi vestire alle 9 del mattino, perché c'era una sfilza di ragazze in coda, quindi io ero quella delle 9 e sono stata fino alle 10 così seduta su una sedia per paura di rovinare lo scialle, e mia mamma diceva stai ferma mi raccomando. In più quel mattino mi scivolavano i capelli e Piera quindi mi ha messo il pettine, me l'ha ficcato giù così spinto che io tutto il culto pensavo mamma mia non vedo l'ora di togliere questo pettine che mi sta staccando tutti i capelli. E niente, quella volta mi è rimasta impressa tantissimo, sì. Perché un'ora ferma così sulla sedia ad attendere con ansia, però sempre bello. Infatti tutti gli anni vengo a farmi mettere lo scialle da Piera, perché da sola non brava, ci riesco. Brava. I materiali per fare scialli, vestiti, dove li trovate? Allora, infatti avete difficoltà a trovarli? Abbiamo molta difficoltà. Adesso lo scialle, come vedi, questo era quello che era dell'anno scorso, quello è quello di quest'anno che è più molle. Si fa fatica a trovare della stoffa che si possa ricamare, perché o chi lo fa dipingere, che comunque abbia... che tenga anche sulle spalle, che non sia molle, che non sia... E mia figlia lo trova a Torino tramite il negozio, però c'è difficoltà, come per le frange, anche queste arriva il filo da Biella, lo facciamo arrivare direttamente da una ditta di Biella, che poi lo taglio e viene inserito nelle cuffie. Nello scialle. E la cuffia, quello difficile da trovare è il valencien, il pizzo, perché ogni cuffia ha 7 metri di pizzo e deve essere di cotone, perché se no non si può inamidare e allora non tiene le pieghe. E anche questo, tramite internet a cercare, è riuscita a trovarne almeno per quest'anno, e l'anno prossimo dovrei averne, poi vediamo. Poi si vedrà. Per la cuffia invece si trova abbastanza, perché è il sangallo, si usa il sangallo, che si usa ancora per le spose anche. E allora il sangallo ne troviamo di diverso tipo, così ho anche una gamma di stoffe un po' diverse, un po' più a fiori, un po' più bucherellate, un po' meno. Non è più la cuffia di una volta, perché allora erano anche ricamate. Noi qua in valle avevamo la signora Fina che le faceva ricamate. Io ne ho fatte 2 ricamate, ma è un lavorone. E meglio ricamare lo scialle che ricamare la cuffia. E invece per il vestito proprio, la stoffa? E il vestito invece mia figlia si fa fare proprio da una ditta le stoffe apposta per il vestito, e ne fa fare anche di 2 o 3 tipi per avere la scelta, e quello lo trova ancora, trova a farlo fare, ecco. Sì. Quali sono i colori più usati? Allora, qua in Val Pellice il più va il nero, e invece nella Val Germanasca di là anche il bordeaux, il blu scuro, vanno anche un po' colorati, invece qua sempre neri, sempre neri. Nero. Il tuo vestito com'è? Nero. Nero? Nero, sì. Vabbè. Quello che avevo proprio della comunione era blu scuro, un
poi l'ho rifatto e l'ho fatto nero. Hai qualche aneddoto divertente che ti è capitato negli anni? Magari... Mi è capitato che mi hanno portato una cuffia portata in lavanderia. Giusto, perché non vanno portate in lavanderia. L'hanno portata in lavanderia e mi hanno portato uno straccio, perché per lavare la cuffia bisogna smontarla tutta. Lì l'hanno messa nella macchina, hanno portato un affare lì che poi l'hanno messo sul ferro. Hanno messo il ferro sulle pieghe, è rimasta una cosa tutta piatta e poi hanno capito che, ma questo è stato divertente, ho detto bella sta cuffia. E sei riuscita ad aggiustarla? Sì, con fatica, perché avendola lavata e passata in macchina, il filo poi da togliere per smontare tutto, ma sono riuscita a farla, quello è stato divertente. E lo stesso per lo scialle, hanno portato lo scialle in lavanderia che hanno lavato anche nelle macchine e ho dovuto tagliare tutte le frange e rifare le frange perché si sono tutte ingarbugliate. Sono cose che bisognerebbe fare a mano oppure in lavanderie adatte per questi costumi e queste cose che magari ci sono, non lo so. Però il più, quando hanno delle cose, lo lavo anche io, me lo portano e io lavo lo scialle e glielo metto a posto, se no poi è peccato perché poi bisogna rifare tutto. Un lavoraccio. Ma poi, come vanno messi a posto la cuffia, lo scialle, in modo da non rovinare niente? Allora, questi scialli qua sono molto semplici da tenere. Si lava con un sapone neutro e poi io li ripongo, io tengo tutte queste scatole del riciclo, tutte le scatole piegato nella scatola con il coperchio e si conservano molto bene. Invece le cuffie, perché non abbiano quella riga in mezzo, una volta si piegavano nei cassetti, abbiamo delle cappelliere, ma se no anche le scatole dei panettoni, io le riempio proprio tutta la cuffia, ci metto un asciugamano sopra e le metto in piedi in queste scatole, da poter mettere altre scatole sopra, così si conservano bene. Non mettetele nel nylon. No. Perché nel nylon ammuffiscono e diventano molto gialle. E invece o mettere della carta Scottex, semplicemente, volendo, o se no un asciugamano sopra da tenerle. Io le riempio bene. Così tengono la forma. Così tengono la forma e non si schiacciano. E il ricamo invece più particolare, più strano che hai fatto? Allora, ho dovuto fare... Adesso sono 2 o 3 anni che faccio anche le montagne. Ah! Le montagne come sfondo. Cioè la montagna, mi fanno la foto della montagna che vedono davanti e poi io ho stilizzato come sfondo, nello sfondo dello scialle c'è la montagna. Poi l'anno scorso ho fatto gli uccellini, 2 uccellini per parte. E quest'anno ho disegnato addirittura delle persone, ho ricamato delle persone. Ha voluto che disegnassi nello scialle la mamma che tiene per mano i 2 bimbi e ho fatto nella vetrina là. Ah, che bello! Sì, tutte le volte me ne aggiungono un pezzo, qualcosa di... Ma così cambio. Non è noioso. Quindi una volta era più floreale. Era molto più floreale invece... o lucetti in tenebris, certo. Qualcosa così. Adesso ha piacere di vedere la montagna che ha davanti loro o quella che vanno in montagna l'estate. E allora io faccio. Bene. Ti capita di dover aggiustare o comunque sistemare scialle un po' vecchi, magari hanno avuto... Sì, qualche... sì, ne ho fatti almeno 2, erano tarlati. E allora io dove c'era il buco ho disegnato un fiore. E ho tappato facendo delle foglie, dei fiori, ho aggiunto qualche foglia in più e l'abbiamo sistemato.
Oppure ho rifatto semplicemente le frange, perché le frange col tempo si rovinano. Sono le cose che si rovinano di più. Che si rovinano. Adesso ne ho appunto dell'altra valle, che mi hanno detto che hanno un disegnino piccolo piccolo, se posso aggiungere dei fiori. Allora me lo portano, io aggiungo sullo scialle quello che vogliono. Sì, 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 possono. Certo, magari negli anni aggiungi dei pezzi. Aggiungo dei pezzi e hanno sempre il loro scialle. Bello, bello. E ultimamente le ragazze si fanno fare lo scialle nuovo, il vestito nuovo, o prendono quello della mamma, della nonna? Allora, io ho tre catecumene quest'anno che hanno riciclato il vestito, però hanno voluto lo scialle nuovo, che così cambia. È la cosa più personale, personale. Forse. E le cuffie invece recuperano molto le cuffie. Le cuffie, ho recuperato tutte le cuffie che erano delle nonne, delle zie, le ho rimesse a posto, ma lo scialle già, perché sono molto più piccoli una volta e hanno più difficoltà, allora hanno solo fatto lo scialle. Nella tua vita ha avuto un impatto importante questo lavoro? Questo lavoro, sì. Cioè, ti devo dire di sì, perché io, essendo a casa, tenendo bambini, io ho fatto un po' la tata, ho allevato 23 bambini. Comunque, facendo la tata, avevo lo suocero cieco in casa, non potevo andare a lavorare via. Questo mi gratificava molto, anche quando i bambini dormivano, ricamavano. E poi comunque il piccolo gruzzoletto che riuscivo a mettermi da parte con scialli e cuffia mi gratificava molto, perché quello era quello che avevo fatto io e che avevo guadagnato io. Sì, quello sì. Quindi hai tramandato questa passione a tua figlia alla fine? Sì, a mia figlia e il più anche alla nipote. Difatti a fare le frange le sa fare, Nicole mi aiuta a fare le frange, adesso impara a ricamare, cerchiamo di tramandare la cosa, perché è una cosa di pazienza, bisogna avere molta pazienza, e allora spero. Anche perché oltre a te chi c'è che fa queste cose? Io non conosco più nessuno che le faccia, o insegnato, sono venute delle giovani di Villa Secca, ad esempio, a vedere come si fa la cuffia, però poi se uno non, come tutte le cose, se uno le fa ripetutamente poi viene bene. Quando hanno provato di farla per la nipote che provava, sono venute di nuovo da me perché non riuscivano a combinare la cosa. Certo, come ogni cosa. E allora per il momento non saprei chi le fa, ecco, perché vedo che vengono anche dalla Val Chisone, vengono da San Germano, vengono, ne ho fatte tre per San Germano, ad esempio, per Pomaretto. Ciò vuol dire che di là non c'è nessuno che le fa, perché sennò non verrebbero fino qua a farle fare. Certo. Non ti fa strano questa cosa che tutti vengono a farsi fare lo scialle, la cuffia, tutti tengono, tra virgolette, a questa tradizione, ma nessuno si applica nel farlo, nessuno dice sì, ok, imparo. Sì, è peccato. Difatti io, quando mi chiedono, mi fai vedere come si fa, vieni che ti insegno. E poi dopo non c'è nessuno che lo fa, perché io ho insegnato a parecchie che ho fatto vedere, sono venuti anche a giornate, perché adesso ho una signora di Torre Pellice che viene, è già la terza volta che viene, ma è già anche più anziana di me, perché rimane già un po' più complicato. Però ha deciso di fare le cuffie per le nipoti. Ah, che bello. E allora, un po' alla volta, fai il lavoro a casa, quando non sa più viene da me, vediamo di fare. Bene. Io spero che riesca. Speriamo, bene, bene. Allora grazie Pier, ti ringrazio tantissimo. Figurati. Per tutto il lavoro che fai e per la disponibilità di oggi. A me fa sempre piacere. Grazie, grazie. Jessie.